musica vi lascia indifferenti. Se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano. Dark Life Man, questo è il jingle, salutiamo. Indifferenti, indifferenti, indifferenti. Buonasera, bentornati ad Indifferenti, siete su www.radiobaiano.it. Siamo stati fermi una settimana, però siamo stati giustificati e siamo qui con il primo appuntamento della settimana, perché questa settimana andremo in onda due volte, martedì e giovedì. Con me c'è Nino, come sempre. Buonasera. Marco, il re di Vivo. Buonasera, sì, come Leonardo. Stai bene? La febbre sì, è passata? Un po' di voce, se è ancora di germi esco fuori. Cioè, no, no. Infatti, non ci farà ammalare cortesemente. Ancora un po' di voce. Altrimenti giovedì Francesca ci cazzi tutte e due, quindi non so come facciamo. Dobbiamo visto lavorare, che sei tornato, lascio a te l'onere e l'onore di presentare i nostri ospiti di stasera. Allora, stasera abbiamo con noi i Vitrone. Vitrone. Però accompagnato da altre due persone, giusto? Giustissimo. Dario Crocetta, chitarra, e Giampiero Punto, chitarra. Buonasera. Mancini, sottolineiamo. Allora, parliamo un po' del progetto. Come è nato? Quello di Vitrone. Allora, diciamo che abbiamo cominciato a lavorare un po' questi... Cioè, io vengo da un'esperienza con Vitrone Maltempo, che era un progetto legato a un duo. C'ero io e poi Pasquale Maltempo, che era un pianista. Da quell'esperienza è nato un album, si chiama Ancora Qua delle Pareti, e una serie di concorsi importanti in giro per l'Italia, Musicultura, piuttosto che il Premio di André, Botteghe d'Autore, per esempio. Dopo quell'esperienza in duo, ho deciso di tornare alla mia esperienza solista, e quindi abbiamo cominciato a lavorare nel 2012 all'album Piccole Partenze. Piccole Partenze, con un'etichetta napoletana che si chiama Freak Out Full Heads. E da questo album ho avuto modo di conoscere Dario, che comunque ha cominciato ad entrare nel gruppo, mentre lui invece, già Giampiero, sta con me da almeno quanti anni? Che secondo me? Una decina d'anni, quindi ha visto tutto quello di sopportazione. Che poi mio cugino, quindi ci sopportiamo ancora prima. Quindi da Piccole Partenze poi c'è stato il Giffoni, c'è stata altre esperienze, poi quell'album comunque ha fatto sì che c'è stato un approccio più legato a un cambio un po' stilistico, cioè c'era sempre la ricerca comunque di sonorità particolari, però più aperte, quindi magari ecco un pochino più orecchiabili, tra virgolette. Invece il lavoro che uscirà nel 2016 c'è un ritorno verso una certa atmosfera rock, un poco perché ormai da 3 o 4 anni c'è una band consolidata che sta lavorando con me, oltre Dario Giampiero ci sta la ritmica di Fausto Mesolella, che poi alla fine è un po' il deus ex machina della musica casertana in realtà, perché le esperienze con Fausto, che Fausto ci sta un pochino coinvolgendo pure tra... E poi abbiamo Mimicio Ramella, il battista degli Avion Travel, che comunque sta con noi già da 2-3 anni, insomma. Quindi il progetto, questo ultimo lavoro, è partito proprio con l'idea di avere il concetto di band. E così sta nascendo. Il lavoro uscirà nel 2016 e sarà comunque supportato da una serie di concerti che stiamo già facendo, insomma. Visto che abbiamo parlato di band, per coinvolgere anche gli altri membri, cioè Dario e Giampiero, parliamo un po' di difetti e pregi artistici l'uno dell'altro. Di Gennaro. Ci vuoi far litigare? No, vabbè, tante cose da dire che non ti ho mai detto. Questo è per farvi rafforzare, per far rafforzare la band. Ti spiego, prima di litigare tutto, c'è un antefatto da dire a questa domanda di Francesca da porre comunque. Questa campanella che Francesca vi ha detto, poi vi spiego, è nata proprio perché Francesca è capace di mettere ansia in qualsiasi persona. E noi pensavo che fino a proprio quando ero io noi no. Abbiamo l'ansia di... Sì, esattamente. Quindi è il nostro ansiometro nei confronti di Francesca. Quindi quando fa troppo caldo, visto che siamo sei di noi oggi, e quando magari l'ansia è troppa, suonate il campanello. Io mi zittisco subito al suono della campanella. Sì, ma è che il campanello esiste. Il campanello esiste. Un po' questa barba che c'hai, un po' questa fatta, ma sembra un francescano. Ci fermiamo insieme. Perfetto. La fine.
hai visto? La fine del mondo è vicino. Basta. Allora, torniamo a noi. Riguardo i... mi viene in mente, la prima cosa mi viene in mente, insomma, un pregio e allo stesso tempo un difetto, è la sua caparbietà, insomma, perseveranza pure, soprattutto perché lui sono anni che fa questo senza veramente arrendersi davanti a nulla, perché poi chiaramente la vita di un cantautore di provincia, diciamo, è dura, insomma, perché poi spesso non hai le porte aperte con facilità, però lui non si è mai fermato. Questo oramai sono 30 anni quasi, insomma, che fa questo. Lui aveva una band di heavy metal, non ci sembra, di hard rock quantomeno, non ci sembra, però siamo negli anni 80, una band importante, ha fatto delle cose importanti e continua a farlo, insomma, con una, però questa sua presenza poi ci martella a noi, ci rende un po' insomma, ci pressa un po' sul lavoro pressante da fare. Però, sì, è abbastanza pressante, però è giusto così, cioè alla fine una sua ottima caratteristica, è una cosa poi che gli hanno riconosciuto pure i suoi detrattori, insomma, e quindi un'ottima cosa, insomma, pregio e difetto al contemporaneo, e questo è, per quanto mi riguarda, il buon Crocetta, non lo so. Tocca a te. Immaginare un gasatore. Faccio anche per mestiere. No, tu devi sapere, io la mattina mi avvio al lavoro, purtroppo devo lavorare. Tutti e tre lavoriamo. Lo faccio per hobby, diciamo. Per passione. No, purtroppo c'è questo problema che ho bisogno di mangiare tutti i giorni. Quindi ho bisogno di guadagnare abbastanza da potermi sfamare. E Gennaro mi chiama di mattina, ci facciamo delle lunghe chiacchierate sulla strada e lui, capito, mi chiama e mi fa l'upgrade giornaliero su quelle che sono le cose che andremo a fare. E quindi, guarda, io, come discutevamo prima, faccio il tributo, e c'è una band di tributo, però io ho fatto anche tanta musica originale, ho fatto personalmente di tutto. Io penso che oggi veramente ci vogliono delle grosse palle per fare la musica originale, se scrivere cose proprie, perché ti parlo da un punto di vista, il tributo per me è un intrattenimento, non è arte, cioè è come andarsi a vedere un film al cinema, non è arte, diciamo, sì, c'è qualcosa di artistico che comunque si suona, però non è arte, è intrattenimento, è una cosa diversa, però è molto più semplice presentarsi, capito, con la faccia di un altro più famoso, sì, di Vasco, oppure di, che ne so, di Gabue, che sono le band più tributate. E invece poi fa l'età sua, non perché sia vecchio, però generalmente quando si passano determinate età, si comincia ad avere famiglia, figli. Io conosco molti amici che sono, molti colleghi per esempio miei, che sono già vecchi a 30 anni, no? Invece lui è ancora giovane. Nonostante, a 70, nonostante la pensione gli abbia appena elargito la prima pensione questo mese, no, invece è encomiabile perché e poi tenta sempre di fare cose diverse, cose nuove, e poi ha questa caratteristica di dare lo spazio un po' a tutti, e poi questa abilità di scrivere cose molto semplici e farle diventare delle cose molto... Sei furbo, stai dicendo solo pregi. Sei molto furbo. Ma i difetti, sì, è una persona ansiosa. Vabbè, ma... molto ansiosa. Ma andiamo... Ansiogena, no, perché non mi lascio molto facendo influenza. Però insomma, quando suoniamo poi dal vivo, esce fuori tutta la sua ansia. Inizia a preoccuparsi di tutto. È vero, che comunque... Le scalette, delle cose da fare, delle cose da dire. Proviamo due, per esempio, proviamo tantissimo. Io devo la salvezza del mio matrimonio a Gennaro, perché grazie a lui vedo poco mia moglie, quindi che la sera torno da lavorare e devo fare le prove. Abbiamo provato ieri sera, stasera siamo qui, venerdì siamo andati a suonare, però falli un saluto a mia moglie, non mi però conviene stare a casa cucinando per lei e ascoltare la replica. Saluto Lucia, che cavolo, è la miglior moglie che abbia mai avuto. Puoi controbattere? No, è vero quello che dice. Cioè, il padre dell'ansia è una cosa ormai atavica, insomma. È anche vero che, giustamente come dice lui, fare i pezzi originali significa pure andare incontro a serate dove viene pochissimo, meno di poco ancora. Però va bene così, perché se alla fine si doveva fare, che ne so, un discorso legato ad altro tipo di musica, sinceramente potevo pure starmi a casa.
Quindi magari ecco, una serata come quella che abbiamo fatto venerdì scorso, dove per me c'è stato un buon pubblico, poi ti ripaga di tante situazioni che magari non è così, insomma. E va bene, voglio dire, fa parte del gioco, insomma. Anche perché io penso che poi c'è un problema molto più ampio da parlare, cioè che in Italia ormai la cultura è diventata una cosa quasi un optional, insomma. Quindi riuscire a far sì che comunque i giovani possano arrivare ad ascoltare materiale che non sia tutto globalizzato come purtroppo ci stanno insegnando con X Factor e tante cose del genere, purtroppo non è diventa, non è mai una, siamo sempre una nicchia, siamo sempre. Perché la musica adesso ormai è cambiato il modo di fruirla. Sì. Sai, posso fare Certo. una Puoi fare tutto digressione quello che culturale? vuoi. Stavo leggendo, io vabbè, faccio l'amministrativo di professione, diciamo, laurea in economia, quindi comunque la mia, diciamo così, tendenza è occuparmi di queste cose. Poi no, Stavo poi no. leggendo ultimamente che un annetto fa, questa è una cosa che io dico spesso, che il modello, cosiddetto modello di business della musica è cambiata. Cioè, com'è cambiata? Oggi la musica serve a veicolare delle mode. Mi spiego. Tu fai il disco per metterti una maglietta addosso in modo che Gennaro veda la tua maglietta e se la compra così come altri 100.000 persone. Mentre una volta era diverso, tu eri, uscivi, facevi il tuo il disco, prendi Madonna per farti un esempio, no? Diventava un personaggio che influenzava le persone. Oggi invece si piazzano i prodotti. Mettendo, diciamo, creando Preconfezionati. confezionati, usando la musica come veicolo. Non Certo. interessa più vendere l'artista o la musica, L'artista. interessa vendere qualcosa che c'è di Potremmo usare i contorno Sex all'audizione. Pistols, nacquero per questo motivo. Probabilmente sì. Solo i Sex Pistols, Marco McLaren, forse. E quindi oggi proprio io vedo che cambia, perché quando eravamo ragazzi, loro ancora più di me, perché sono leggermente un po' più grandi. Lui per esempio mi diceva, Gennaro, che quando era ragazzo comprava i dischi e si riunivano tutti a casa e sentivano questi dischi assieme. Io questa esperienza purtroppo non l'ho mai avuta. Però comunque io me li compravo i dischi quando ero ragazzo, me li compro ancora adesso, capito? Però per esempio io faccio una band di musica originale, ho regalato questo CD tempo fa a un ragazzo che mi segue questo tributo a Vasco e mi fa dopo una settimana, ma cacchio, lo sai, l'ho sentito tutto! Cioè, come dire, capito? Non Che sfogo, un pezzo solo. Ho sentito tutto, ma non perché non è che il disco fosse bello o brutto. Ho sentito tutto perché per lui oramai, cioè, il concetto proprio di disco è anche andato tramontando, sì, infatti poi perché. stanno facendo l'EP, sta ritornando il singolo, Sì. che poi il singolo lo fai, poi lo mandi il singolo a un giornalista del settore, ma noi recensiamo soltanto il PIO, solo l'album, ma fai l'album, senti, ti faccio sapere che c'ho 20.000 album, insomma. Ma oggi le recensioni molto spesso si pagano. Oggi Ed è una cosa molto triste. Anche non è sempre così, però. Ho tentato di fare con questa band, che c'era un po' di autopromozione perché ero da solo e non ho avuto una recensione. Oggi devi avere l'ufficio Se stampa. no, l'ufficio Sì. stampa che paga, Ormai nessuno sì. Vabbè, ma meglio così che non Vabbè, l'ufficio però sai, stampa. è un disco con Yoko Scherzo, Ono. chiudiamo Buongiorno. questo momento polemica, facciamo una pausa ed ascoltiamo uno dei quattro brani che diciamo saranno contenuti nel vostro prossimo album. Ascoltiamo Respira. Noi torniamo fra poco su www.radiobaiano.it all'indifferenti con Vitrone. Inchiostro
sopra il foglio bianco, prendono forma nuovi pensieri, ma immaginati ieri, pensavo fosse inutile, dopo tanta sofferenza, invece è stato così semplice, reinventarmi una speranza. E siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it insieme a Vitrone, accompagnato da Dario e Giampiero. Marco. Sì, no, io volevo chiedere, visto che tu hai detto che prima eri in un duo, poi hai ricominciato questa nuova, tra virgolette, avventura. E siccome ti accompagno a una band, come mai hai pensato di usare il nome Vitrone, non magari il nome di, appunto, di una band vera e propria, e soprattutto visto che, appunto, come abbiamo sentito anche adesso e come succederà per il prossimo vostro disco, il vostro prossimo progetto, comunque il tuo cantatorato mischiato appunto a una band vera e propria? Ma guarda, questa è una domanda che me la sono fatta pure io, cioè, quindi non è che mi, forse perché non volevo, in un certo senso, in modo un po', anche un po' opportunistico, perdere quello che con Vitrone Maltempo avevamo realizzato, insomma, che poi Vitrone Maltempo comunque per almeno un paio d'anni, come ti dicevo prima, hanno girato per molti concorsi in giro per l'Italia, quindi non ero proprio un perfetto sconosciuto per visto che ho ottenuto questo nome. In realtà poi i Vitrone Maltempo non erano un duo, ma erano un sestetto, quindi comunque beh, è vero che i pezzi li facevamo con Pasquale, Pasquale Maltempo faceva la direzione artistica del progetto, pianista, però è anche vero che comunque poi c'era un lavoro di gruppo, insomma, era un sestetto in cui c'era lui, poi c'era per esempio il bassista di adesso e anche un trombettista, un po' alla Fria, che suona pure la tromba e il basso. Se fia trombassi, no, io dico trombasso. Credo trombasso. Scusa, sui giochi di parole con Dario ci vediamo. È fortissimo. Io sono d'accordo con lui. Per me sta tutto. Il trombasso ci sta tutto. Il trombasso è bellissimo. Ragazzi, non mi fate suonare la campanella per censurare. Siamo riusciti a far suonare la campanella. La censura, l'ansia. No, non ho portato quella là per la linea 8 che apriremo a breve con. Che ne ho comprata un'altra rossa per la linea 8. Ah, immagino. E comunque questo alla fine è stato un po', forse un discorso un po' anche opportunistico, nel senso buono, però, quindi non è niente certo, certo. Parliamo invece di influenze musicali. Qua cominciamo proprio un discorso di... Allora, un riassuntino. Per esempio, per dire, io vengo dalla musica rock, quindi ho cominciato con l'hard rock, che tuttora comunque ascolto quando mi capita.
Però certamente, insomma, penso di essere un onnivoro della musica, nel senso che mi piace catalogare buona musica e cattiva musica. Poi non penso che comunque ci deve stare un genere definito, che ovviamente non potrei mai ascoltare queste cose becere che girano un po' in tutti in Italia, un po' questo suono globalizzato. Però devo dire che assolutamente, cioè, ci sono dei punti di riferimento per me che sono fondamentali, come i Beatles, per esempio. Secondo me da lì parte tutto, così come anche per esempio i Nirvana stessi, molti riferimenti al John Lennon, no, periodo 67-70 dei Beatles, li sento pure in quelle melodie, in quelle armonie che fa Kurt Cobain, per esempio, così come David Bowie, penso che Life on Mars sia un assoluto capolavoro, come pure il pezzo che ha fatto con Freddie Mercury, Under Pressure, è un capolavoro di musica pop. Però ciò non toglie che mi piacevano pure i Duran Duran, che l'ho rivalutati con gli anni, a quei tempi mi piacevano pure i Duran Duran. Quindi sono uno che ascolta di tutto quando si tratta di qualcosa che ti arriva. E in Italia? In Italia non si può prescindere, secondo me, da una band di Seven After Hours, per esempio. Che sono, rappresentano quel modo di guardare alla musica in modo un pochino internazionale, cosa che molte band in Italia non hanno. Il canto dorato secondo me è fermo, cioè molto fermo, molto statico, almeno dal mio punto di vista, che poi ci sono comunque degli artisti che un po' si gira un po' attorno a se stesso, cioè a seconda degli anni che passano, a seconda degli anni che passano ci sono poi personaggi a cui le persone gli artisti si ispirano, il che non è male, però mi sembra di sentire sempre le stesse cose. Ne parlavamo prima, così. Sì. Voi siete d'accordo? Volete aggiungere altre influenze? Io penso che Ciampino sia un po' più in sintonia con Gennaro. Io sono forse opposto. Io sono più sul mainstream. Mi piace Marillio, non so se li conoscete. No. Allora non possiamo parlare. Sono più alternativo. Alternativo. And mainstream, non ne ho fatto lui mainstream. A me piaceva la musica degli 80, 90, rock, proprio classic rock, extreme. Quindi sì. Infatti le influenze. Infatti poi quando ci troviamo in studio litighiamo, perché lui poi non l'ha detta questa cosa, ma lui non ha voluto fare una band, perché altrimenti mi avrebbe dovuto concedere lo spazio e fare gli assoli di chitarra. Facendo il cantante solista può dire no, niente assoli. Quindi io non ho voce in capitolo, ma giusto. Questa è l'opportunità di cui parlava prima. Se qualcuno mi chiede quali sono gli album che preferisco, cioè due album su tutte, uno è il White Album dei Beatles e un altro Nevermind the Bollocks dei Sex Pistols, per esempio, cioè che è proprio l'antitesi di fare musica, però i canzoni sono belle, c'è poco da fare, c'è proprio l'attitudine. Anche i Clash, per esempio, in passato mi sono piaciuti tantissimo. London Calling, secondo me è un caposaldo proprio. Queste sono più in Italia, per esempio, un artista che mi piace molto, come dicevo prima, è Pacifico, perché lui parte dal progetto Rocco come Rosso Maltese per poi arrivare alla canzone d'autore. Però in quel caso comunque la vedo come un fatto attualizzato, nel senso che è piena di loop, campionamenti, eccetera. Poi Pacifico ha fatto una canzone che si chiama Le mie parole, che è uno dei pezzi più belli in assoluto, insomma. Se devo dire a che sono legato, forse la scena cantautorale romana, così, giusto per trovare un'etichetta che poi manco è bellissimo. Invece, per quanto riguarda la musica cantautorale non campana, secondo te, anzi secondo voi, domanda estesa a tutti, perché non so se avete letto quell'articolo in cui l'autore sosteneva appunto che tutti i dischi e tutti gli artisti campani riuscivano ad emergere con meno facilità rispetto agli altri, parlando sia a livello nazionale che a livello estero, secondo voi perché? Perché c'è questa difficoltà? Cioè di emergere piuttosto che in altri posti d'Italia? Cioè, secondo questo articolo, tutti i gruppi provenienti dalla Campania avevano meno facilità ad emergere, magari a Milano, cioè rimangono nella cerchia Milano, napoletana, Roma, senza la possibilità di fuoriuscire. Ma credo che, non lo so, non ne ho idea in effetti, però immagino che, come è sempre stato pure in passato, è un problema proprio di territorio, di come si dice, di avere proprio riferimenti. A Milano c'è tutto, credo che locale, se locale, c'è tutto, però c'è,
c'è tutto l'indotto. Se devo pensare però dal locale ai negozi di strumenti, sembra una sciocchezza, ma non è, negozi di dischi, ai negozi di dischi. Sì, infatti. C'è capito, c'è il centro culturale, insomma, che qua. Però la cosa che dico, i gruppi però campani spesso però sono più fatti, potenti. Sì, insomma. Anche perché se pensiamo che comunque forse più repressi. Negli ultimi anni comunque la Campania è stato un territorio molto fertile per quanto riguarda la musica, c'è veramente tanta roba. Sì. Guarda, se pensi a un piccolo, come l'ho letto qua pure, il prologo, faccio una prologo per Caserta. Caserta ha un sacco di personaggi incredibili, se uno ci riflette, per la piccola città che c'è Francesco Piccolo, che è un autore, è lo sceneggiatore di Nanni Moretti, di tutti oramai gli italiani. C'è Marco D'Amore. Marco D'Amore, quello di Gomur. Tony Servillo. Lo stesso Saviano. Ci sono gli Avion Travel, Saviano, che ha studiato a Caserta, di Napoli però, faceva il liceo. Chi altri? Ma effettivamente Caserta comunque sta sviluppando. Sono di Technicolors. Però insomma ci sono un sacco di, c'è un grosso fermento, ma c'è Valerio Piccolo che è, insomma, è casertano, anche Frankie Energy. Frankie Energy studiava a Caserta, insomma, ha fatto una parte che poi non si ritiene casertano, se glielo chiedi, però insomma, nel senso che c'è un grosso fermento però nonostante tutto. E poi chiaramente le riuscire poi ad emergere, se non ci sono poi le basi solide, che poi sono i soldi, gli indotti veri, pratici, è inevitabile. Non so se vi ricordate, forse essendo più giovani, però negli anni Ottanta c'era comunque un filone napoletano, si chiama Neapolitan Power, non so se vi ricordate, c'erano gruppi come i Valhalla, gli stessi Avion Travel, che appartenevano comunque a quella corrente, essendo casertani, però Napoli. E questi venivano dopo Pino Daniele. Sì. Questi venivano appena dopo Pino Daniele. Poi ci sono stati i Bischi, 99 posti, c'è stato Raiss. Io non credo che comunque ci siano meno opportunità. La Campania soffre un po' come soffre tutta l'Italia, secondo me, perché non c'è voglia forse di rinnovarsi. Certo. Si gira attorno e sempre le stesse cose. Perché è vero che noi magari ci pensiamo un po' addosso, no? Dicendo vabbè, i dischi non si vendono, però onesti, quanti dischi belli ti ho sentito negli ultimi anni? Belli? Pochi, pochissimi. Perché è così, cioè non ti so dare una spiegazione plausibile, però è così. Ma c'è anche il mercato musicale in generale è un po' strano, tipo se vedi quello che ti offre il pop italiano, ma anche il non pop se vogliamo, ti domandi perché. Perché Calcutta fa tantissime date e scrive, ma soprattutto mia madre mi ha detto, ma Calcutta chi è? Però per dire, no, ma io leggevo un'intervista proprio ultimamente, che sembra che adesso le vendite dei dischi i dischi proprio stanno superando i vecchi dischi, stanno superando i dischi nuovi. Cioè, nel senso, il vecchio è sempre quello che avanza. Di nuovo, la gente preferisce comprare le cose vecchie piuttosto che le cose nuove. C'è poco da fare. Vabbè, però anche perché c'è comunque un grado di affezione. C'è un grado di affezione. No, ma anche però, perché magari pure fenomeni tipo, per dire, adesso la morte di Bowie ha fatto andare in classifica in Inghilterra non so quanti dischi suoi, che da un punto di vista è bellissimo, dall'altro punto di vista secondo me è un po' triste. Sì, perché certo. Ma pensa che persino i Motorhead sono finiti la top 20. Capito, cioè. E Bowie, insomma, è uno che, per dire, mio padre ha detto, ah, ma Bowie quindi è il Renato Zero inglese. Ha detto, vabbè, sì, papà. Ma poi mica sono tuo padre ha detto questa cosa, non lo pensano in parecchi, sto fatto. Quindi tra un po' pure i CD degli Eagles saliranno. Sì. Però una battuta a squadra la faccio. Ho visto che è morto l'attore che faceva Severo Spito, i CD di Renato Zero non sono saliti. Almeno quelli non sono saliti. Dopo questa simpaticissima battuta facciamo un'altra pausa, ascoltiamo un altro brano di Vitrone, Piccole Partenze. Noi torniamo fra poco su www.radiobaiano.it, mentre intanto cerco di scoprire chi è Calcutta. Thank you.
neri, carnagione bianchissima, capelli rossi, corti, pantaloni a scacchi. Partenza, il rumore della cerniera, della valigia che chiude. Guardo riflesso sul vetro, il tamburello delle dita, lo smalto rosso, una mela, affetti che si lasciano, tristezza e speranza, il sorriso di te bambina, la protezione dei genitori. Mentre attendiamo l'ultimo componente che rientra in questo caldo box ormai rovente, siamo pronti per il live quasi. Vuoi che faccio una domanda? Sì, dai, faccio una domanda. Marco, Nico, portatevi un attimo. Al momento ci vado per sì, perché io devo fare una domanda. Vabbè, io la domanda la faccio. Allora, visto che abbiamo appena ascoltato Piccole Attese, che è stata una delle mie canzoni preferite che ho ascoltato in questi giorni. Piccole partenze. Appunto. No, sta facendo veloce, Io volevo sapere come è nato, cioè, l'album. L'album, perché visto che da Kong è anche il titolo all'album. Ma sempre dall'idea di scrivere cose che non c'è nessun pretesa di fare, di scrivere dei testi che possano magari, ecco, il rischio di uno che fa dei testi sembra che possa incorrere nella retorica. Allora io cerco sempre magari di usare dei testi brevi, perché non mi piace comunque ripetere la stessa cosa magari in un'altra forma. Quindi in genere cerco dei testi brevi, quindi questa è stata la prerogativa, quello di piccole storie che magari però di problemi quotidiani, come nel caso di Piccole Partenze, parlo di una storia che è successa un'amica di mia moglie che ha lasciato il paese per poter con la paura, che il terrore, che magari è per poter andare via e cercare di realizzarsi. Quindi questo è. Così come in Arcobaleni invece in quel caso affronto il tema della malattia, però quella è una canzone che comunque, anche se il testo sembra molto molto, può sembrare anche molto, come si dice, triste nel modo come si evolve, eccetera, poi alla fine invece è una canzone che parla di speranza. Questo, ecco, questa è la ricerca che faccio almeno nei testi, perché poi
non sono un musicista, ma sono uno che più che altro scrive canzoni e cerca di fare delle melodie, ma poi la musica la fanno loro, insomma, quindi si lavora sugli arrangiamenti, c'è questa fortuna che c'ho. Cosa ci fate ascoltare adesso? Una ragazza di oggi che praticamente il clip, il videoclip che abbiamo realizzato assieme a questi ragazzi che tra l'altro lavorano pure con Tommaso Primo. Piccola partenza, per esempio, è la storia di una ragazza, sempre una cosa che è successa realmente. Una ragazza di oggi parla del problema della malattia, tra virgolette, mentale, insomma, quindi una ragazza no borderline che deve convivere con tutte quelle che sono le problematiche di un ragazzo invece il suo compagno che è una persona normale. Ecco. Quando volete. Il giorno cancella umane visioni, disordini mentali. Se tendi le mani, qualcuno ti guarda, ti sente, ti ascolta e pensi che forse qualcosa è cambiato. Il tempo nasconde quei cupi ricordi, quei sensi di colpa infiniti, rancori. Ascoltami se puoi. Ti saprò parlare, insultami se vuoi, non starò male, che scioglie. Tuo padre ti guarda, non devi temere, amaro disincanto, ragazza di oggi dispersa in un mondo svuotato di senso. Ascoltami se puoi. Io ti saprò parlare. Insultami se puoi. Commenti. No, la canzone è bella, l'ho già sentita. E, volevo chiedere, ho letto un articolo
che insomma voi siete un po' grandi, non diciamo l'età, no, nel senso, vabbè, è un articolo in cui diceva che siamo dopo vintage. Sì, siamo sì, sì, no. Che dopo un certo, diciamo, dopo una certa età non si ascolta più, tra virgolette, della musica nuova. Volevo sapere da parte di tutti e tre se voi invece andate a ricercare cose nuove e assolutamente sì. Avete un paragone rispetto a tutta diciamo, la buona musica che avete sentito negli anni e quanto questo può influire nel vostro lavoro? Ma anche, oltre che la musica nuova, si fanno anche magari hai tempo anche di ascoltare cose che magari prima hai trascurato e fai delle sorprese, certo. È bellissimo. Per esempio negli anni, grazie a lui, ho scoperto una band francese che chiamano Air, che sono impressionanti, a parte i film con la colonna sonora che è il Giardino delle Vergini Suicide, che comunque era un pezzo bellissimo, con il suo sax decadente, che come si chiama quel pezzo? Non dico. No, il titolo no, mi sfugge. Però per dire gli Air, ecco, per esempio, ci scambiamo su queste cose, ecco, lui mi dice delle cose, magari. E questa è una cosa fondamentale, perché se non, non hai la curiosità di andare a cercare. Sì, io personalmente non, grosse cose nuove non ne conosco in realtà, non è che non dico che non ci sono, non siano buone, eccetera. Ogni tanto ascolto qualcosa e mi sembrano interessanti delle cose molto estreme, tra virgolette. Mi piace molto la scena tecnologica, tecno diciamo, soprattutto inglese. Però non un vero termine di paragone con il pop. Colossi. Non ne ho. Ciò non significa che però stai, capito, non so, per i pezzi suoi va bene così. Va bene insomma, così. Sì, va bene il nostro background, diciamo. Non ti so dire. Però ciò non toglie che assolutamente bisogna ascoltare. Certo. Forse quello, il problema sai qual è? Che secondo me in Italia esiste la cultura del karaoke. Cioè quelle che la gente non va ad approfondire. Cioè, ma nel momento in cui hai ascoltato un gruppo, un artista, magari ti può anche interessare, ecco, per esempio, che ne so, in mente Capostella, che la gente per esempio dice che cos'è l'amore per Pezzone, eccetera, oppure con una rosa, però poi alla fine gli va a dire, cioè non c'è la voglia di andare ad approfondire. Sì, come dicevamo tanto prima, meno con lui appunto non si ascolta più, si skippa. Sì, tutto, sì, io. Cioè proprio, l'idea proprio della playlist, per esempio, no? Cioè una cosa proprio, secondo me, che... cioè i dischi avevano un senso in passato, voglio dire, dal primo all'ultimo brano, a me sembra che non c'è questo ritorno a queste cose qua, insomma. Anche se questi sono i tipici discorsi del Gilbecchio. Anche perché credo che nel vostro disco c'è una sorta di concept per certi versi. Sì, quindi. Ci sta, cioè. Sì. Ma tu dici come idea moderna della nel senso come idea che l'album ha un filo conduttore. Un filo conduttore, sì. Secondo me, quando uno fa una certa età, poi non so precisamente quale. Poi cambiano le cose, perché quando sei ragazzo tendi proprio ad assorbire delle cose, assorbirle in maniera diversa rispetto... Io oggi ascolto la musica nuova, ma non riesco a farla veramente mia. Certo. Io sono un grande fan dei Queen, per esempio, i Queen li conosco tutti, perché ero un ragazzo, li ascoltavo veramente col cuore, però oggi diciamo, sento un sacco di band veramente belle. Infatti quando le persone ci dicono, per esempio, spesso siamo solo comune di dire ah, non c'è più bella musica, no, non è vero. No. Perché magari dici no, non ci sono più, non ci saranno più altri Bowie, ma in realtà non ci sarà. Io penso invece che, vedi poi da economista, penso che in realtà non ci saranno più etichette in grado di costruire un altro Bowie. Ma ci sono sicuramente miliardi tantissime altre persone valide come Bowie, solo che Bowie all'epoca ebbe la fortuna di essere supportato da qualcuno che ha creduto nella musica. Oggi ce ne sono tanti, diventa una polverizzazione, perché ci sono io, magari c'è Gennaro, ci sei tu, quindi di conseguenza nessuno emerge, nessuno... Io penso che oggi manco gente come Lucio Dalla oggi sarebbe riuscito. Sì, infatti. Cioè, i Pink Floyd, col fatto di avere quell'approccio ai pezzi che durano un sacco di tempo, probabilmente 3 minuti oggi funziona così. Vedo un pezzo, 2 secondi, passo avanti. Cioè, non è una cosa. Però parallelamente io vedo anche un grande vecchiume, inteso come... Cioè io con molti musicisti con cui ho a che fare vedo veramente ascolti poco aggiornati, non nel loro caso. Sì, ma gente questo che voglio dire, insomma, non... Anche musicisti, poco aggiornati e brutto, insomma, invece bisognerebbe incarnare, il punto è questo, cioè, beh,
poiché c'è molta più possibilità di una volta, paradossalmente, di far sentire un proprio prodotto, perché con i mezzi di oggi, diciamo, ci sono un sacco di possibilità, tu puoi ascoltare di tutto. E io sto notando su Instagram, c'ho un sacco di amici chitarristi, insomma, eccetera, eccetera, amici, insomma, non so come si chiama, gente che, insomma, che di tutto il mondo, che fanno paura, insomma, è proprio una delle cose meravigliose sulla chitarra, insomma, fanno delle cose bellissime. Però c'è pure un sacco di maniera, quindi bisognerebbe, cioè, ci dovrebbe essere qualcuno che incanalasse, insomma, questi personaggi, a prenderli, magari metterli sotto un'etichetta, quelli più bravi, eccetera. E questo soprattutto non si fa, perché mo la proposta è esagerata, pure il gruppo, cioè, in un condominio ci sono tre gruppi, per dire, cioè, potresti fare tre band al condominio, perché tanto il Mittelkopf è internet, stai a posto. Però poi bisogna trovare, insomma, la giusto equilibrio. Esatto, insomma, non è facile, troppe informazioni, almeno per me, per l'età mia, è troppe informazioni. Oggi magari tu scrivi una bella canzone, metti un video su Facebook, su YouTube, magari metti solo il titolo, un video nero col titolo, però non si cosa la capo. Poi invece, se fai una brutta canzone e fai un video con te nudo sul balcone, diventi un caso mediatico e scindi la qualità della musica. Se avessi scritto, per esempio, un video di una ragazza di oggi, avessi scritto Belen, una ragazza di oggi, 100.000 visualizzazioni, certo. Infatti sentivo un Battiato in questo documentario, diceva che se magari avesse fatto la musica oggi non sarebbe mai uscito. No, chi è questo? Scusa, Battiato. Troppo così. Troppo io invece così. Ero curiosa di sapere quali sono gli elementi che hai conservato rispetto al vecchio progetto e invece quali sono quelli nuovi. Rispetto al vecchio progetto, secondo me il modo di scrivere, cioè quello di comunque tenere sempre conto della melodia, cioè di comunque ecco, come diceva giustamente lui, guardare anche un tipo di approccio alla musica fatto con semplicità, perché non è necessario mettere 20.000 note per cercare di... Oggi, secondo me, è importante quello che il messaggio che vuoi fare arrivare e quello che hai da dire, insomma. Quindi questo ho cercato di preservare. Poi ho dovuto cambiare radicalmente, perché facevo un errore. Se avessi cercato un altro pianista che poteva ecco, sostituire Maltempo, insomma. E in realtà invece ho deciso di fare tutt'altro, cioè di cercare dei chitarristi, per esempio. Nonostante in quest'ultimo album, per esempio, ci sta un pianista che mi ha fatto un pezzo, un arrangiamento di un pezzo che si chiama La città distratta. E su pianista veramente ma sconvolto, cioè, perché proprio bravo, però è una piccola chicca di 1:40 che abbiamo messo nell'album, insomma, che poi quest'album in realtà è un EP, insomma, di 4 brani, poi altri 4 non sono altro che i rifacimenti di 2 brani da piccole partenze riarrangiati con loro, eccetera, e 2 brani di ancora qua delle varie dei Vitro nel Maltempo. Quindi sono 4 più 4, 8 brani che saranno venduti al prezzo di un EP, insomma, quindi... Che non c'entra con la domanda che da fare. Che domanda hai fatto? Ma che domanda hai fatto? Però vai, che le hai fatto? Che domanda hai fatto? Domande, però è risposta. Però è risposta. Fai a divagare. No, vai, mi fate le domande. Quanto conta invece, un'altra domanda, quanto conta invece la sperimentazione, non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista della scrittura, delle tematiche che affronti? Ecco, per esempio, in questo pezzo che ti dicevo, cioè io sono uno che cerco di leggere un po' di libri, cose che mi interessano, non ho fatto altro che prendere, per esempio, alcuni titoli dei libri che più mi piacevano, Henry De Luca, qualcosa che mi interessava. Ho preso tutti questi titoli dei libri e non ho fatto altro che legarli, dargli un senso, e alla fine c'è un testo. Non sa che i dadaisti l'hanno fatto all'inizio. No, è vero, però voglio dire, tu mi parli della scrittura e ti dico quello che sto facendo, quello che sto facendo. È venuto questo esperimento, insomma, alla fine, che si chiama La città distratta. La città distratta è un libro di Antonio Pascale, che è un autore che... No, è loro zitto. Antonio Pascale ha fatto questo libro. Aggiungiamo. La città distratta parla proprio di Caserta, insomma, perché distratto abbiamo tutti i problemi che abbiamo noi a Caserta, la terra dei fuochi, lo sapete benissimo, no? Quello che sta succedendo a Caserta, eccetera. Quindi Sant'Antonio,
Come? Che ne dite di un altro pezzo live? Sì, facciamo arcobaleni, tu vuoi? Sì, io ok, vieni. Okay. Intanto facciamo una pausa, così Dario può prendere tutto quello che gli occorre e prendiamo un po' d'aria. Noi ascoltiamo una ragazza di oggi che abbiamo l'ascoltiamo in versione non acustica, così poi notiamo le differenze e torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it con Vitrone. Siamo tornati sempre ad Indifferenti a Radio Baiano con Vitrone, con me Francesca, con Marco, con Ciao. Nino, con Dario, con Giampiero. C'è tanta gente, il box si fa sempre più caldo. Marco! Sì, volevo, visto che penso che avete comunque una buona esperienza, che ne pensate appunto della scena campana, nel senso di andare a suonare in Campania in generale, come vedete la situazione? E soprattutto che consiglio date ai gruppi, diciamo, emergenti o comunque più giovani che trovano difficoltà nell'andare a suonare, perché appunto i proprietari dei locali fanno sempre problematiche, danno sempre problemi, eccetera, eccetera. Ma guarda, io prometto divido i locali tra quelli di sinistra e quelli di destra, poi alla fine è un po' è pure così. Per quanto riguarda la scena campana, ti devo dire che c'è molto fermento, perché sto sentendo delle cose veramente molto interessanti.
Però come al solito diventa problematico farsi ascoltare, nel senso che trovare degli spazi che ti consentono di poter fare materiale inedito diventa sempre più problematico. Certo. Allora, se non ci sono gli spazi, noi ce li prendiamo. Che è vero, così. Cioè, io per esempio a Caserta vivo, per il secondo anno faremo questo vivo, che è un festival dedicato alla canzone d'autore, dove ci siamo autogestiti. L'anno scorso ho avuto il piacere di avere i Gentleman Agreements, fra Fede Giglio, Gomez, che tra l'altro ha suonato con noi con i Vitroni al tempo per 2 o 3 anni, Antonio Caddeo sarebbe. Ho avuto il piacere di avere gli Shadong, non so se li conoscete, un altro gruppo di artisti della scena di casertana, insomma. E comunque, niente, quindi c'è molto fermento. Il problema sono, come ti dicevo, sono gli spazi. Penso che loro con... Vabbè, è perché mia moglie non... Sta chiamando la società, sta dicendo una varietà di cazzo. Vuoi continuare tu? No. Mi stai distraendo. È bravo. La moglie, ancora con sta passione della musica. Te l'avevo detto di mollare. Quindi gli Shadong. Gli Shadong, quest'anno invece, che si ripete per il secondo anno, già abbiamo contattato Massimo Blindur, che sta facendo delle cose bellissime, insisto, perché Massimo Blindur. E poi spero di avere Fede e Marlene, che stanno facendo delle cose bellissime. Proprio l'idea di partire con questo camper che si fermano dappertutto e fanno questi concerti è una cosa molto 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 interessante. Ma comunque ci sono anche dei... Ho il piacere di avere ultimamente di lavorato a stretto contatto con Giovanni Brocco, quindi la scena napoletana, Simone Spirito, e sinceramente pure Lavito, che comunque oltre ai cantautori, che comunque sembrava questo addirittura proprio il cantautore fosse un nome quasi obsoleto in un certo momento, no? Invece Giovanni ha avuto questa abilità con il Be Quiet, quella di dare un'altra dignità a questa parola che... Secondo me, ecco, ci voleva, insomma. E quindi a Napoli si è creato questo bel movimento che fa capo a dei locali, tipo il Cellar, per esempio, dove sono, oppure il Teatro Bellini, dove comunque il piccolo Bellini, dove è stato dato ai ragazzi del Be Quiet proprio per fare concerti. Quindi che se ne dica, gli spazi ci stanno, però bisogna andarseli a cercare. Cioè, bisogna prenderseli, perché sennò non va da nessuna parte. Insomma, sembra che ci sia. Sono stato esaustivo perché sennò. Sì, no, se magari vuole dire qualcosa, non so. No, mi ha fatto perdere la fila, però va bene. Insomma. No, nel senso che sì, gli spazi sì, devono. Mi sembra che ci sia un po' più di attenzione rispetto a qualche anno fa verso il cantautorato, cioè un po' di. O quantomeno si dividono proprio tra le band a tributo, diciamo. E il cantautorato, cioè c'è un po' di attenzione, quindi rispetto a prima che mi sembra che non ci fosse proprio, per cui escono tra virgolette anche qualche locale che ti fa suonare, insomma suoni anche con ti fanno suonare anche con piacere i pezzi inediti, naturalmente in situazioni particolari, tipo piccoli locali. Ma che poi la situazione secondo noi più... però a volte io penso che io adesso faccio sia per le cover che le inediti, e con l'inedito ti capita sempre di suonare in dei posti particolari. Abbiamo suonato a Piedimonte Matese un anno fa, in cortile, cortile era bello, sì. Davanti a gente che ascolta. È davvero. Ma anche l'altro venerdì scorso, per esempio, è stata una bella cosa. Discorso, sì, diciamo che abbiamo deciso di non, ecco, di fare una scelta che comunque abbiamo scelto qualche pezzo, magari riarrangiato, rivisitato, di artisti che a noi piacciono, e quindi li mettiamo assieme ai pezzi nostri. Ci sta perché non bisogna, ecco, avere la presunzione certe volte di dire vabbè, io faccio un'ora e mezza di spettacolo e magari tutti quanti devono ascoltare tutte le cose che fa. Bisogna anche magari, non dico, pensare pure che comunque essendo a volte brani inediti, non tutti quanti hanno questa predisposizione. Certo, infatti. E quindi mi pongo pure, metto pure dalla parte di chi ascolta, insomma, questo. Secondo me in campagna, secondo la mia opinione, poi abbiamo due problemi. Il primo è che purtroppo nei locali o si deve mangiare, la musica deve essere di contorno, e poi il problema appunto fondamentale è che sempre quello, cioè almeno dove sto io, i posti per le band che vogliono proporre qualcosa è veramente difficile, quindi
ma non impossibile, perché non è impossibile, comunque è anche vero, certo, che molti locali questo fatto qua lo stanno cercando anche un po' di risolvere, cioè il locale che è un pochino più legato ai musicisti, per esempio, fa prima mangiare e poi c'è addirittura un'altra sala che faremo per fare la musica. Sì, live. Infatti, sì, questo locale che si chiama Anche No, per esempio, non so se l'avete mai sentito questo nome, questo locale, e che comunque sta facendo una politica del genere. O comunque il fatto che comunque in campagna bisogna fare sempre tra virgolette la caciara, cioè nel senso bisogna sempre cantare tutto il tempo, e quindi se non sai, se presenti le cose, uno ci rimane male perché si aspetta, che ne so. Ma guarda, io credo che l'importante è che ci siano gli spazi per tutti. Sì, perché no, il karaoke, diciamo, ma facciamo, per carità. No, però per no, dire, insomma, perché no? Soltanto che è importante che ci siano anche gli spazi per le cose, insomma. No, perché poi questi luoghi pseudo-intellettuali alla fine ti propongono sempre le stesse cose, cioè con tutto il bene per, sì, no, gli artisti e tutto il resto, però ogni volta che vai là quindi sempre la stessa roba, dici che palle, cioè non può essere. Però ti posso dire, guarda, c'è mia sorella, infatti mia sorella, che poi spesso io ho sentito parlare di questa cosa, ti faccio sempre da parte di quello che fa il tributo, nel senso che per un musicista secondo me è molto importante fare l'esperienza di palco. Certo. Mia sorella, per esempio, spesso dice: ho fatto i matrimoni, le feste di piazza, valgono più queste che la scuola di musica. Se tu vai a scuola di musica e disegnano il tapping, ti dicono il tapping, si fa così, tu vai là e fai il tapping. Però in effetti io una volta mi sono trovato con tutto il tapping che posso saper fare a un battesimo, scusa, una comunione, mi chiesero un pezzo napoletano e mi beccai la cazziata da un ospite che non sapevo il pezzo napoletano. Ho imparato a fare i suoni dal vivo, ho imparato a usare la strumentazione. Certo, certo. Quante volte ho visto delle buone band potenziali in festival che però sbagliavano quella che cosa. Magari non sapevano regolare l'amplificatore, magari sai, il classico, i medi abbassati a palla sì, perché il suono è più bello. Poi invece quando è suonato dal vivo, quando ero ragazzo, io mettevo i medi anch'io tagliati e non mi sentivo alzare il volume, e più alzavo più era un casino. Però tu poi suonando impari, anche facendo per dirti Vasco, impari che forse i medi li dovessi pompare. Cioè, servono a costruire un'esperienza. Invece molto spesso chi fa musica inedita un po' guarda, diciamo, diverso, e chi sì, magari sì, fa le cose. Per esempio Gennaro aveva una band tanti anni fa, facevano classici blues. Fare tante date, per esempio, di seguito, ti abitua a stare sul palco, ti fa capire i tempi, perché non bisogna mai dimenticare che comunque c'è uno dall'altra parte che ti guarda. Cioè, c'è anche... Però, e poi ti aiuta a maturare, ti aiuta a capire... Io, per esempio, personalmente ho capito cosa ero bravo a fare e cosa no. Sai qual è il problema, però? Che io sono d'accordo con quello che stai dicendo, d'accordissimo. Però quando tu vai a un locale e chiedi sempre, ogni volta, sì, passa la prossima volta, cioè, eccetera, ti danno sempre ti sbattono sempre la porta in faccia, ti sfiducia anche un po' per certi versi. Oh, no. Quindi tu o insisti, come tu insegni, e appunto... No, io faccio questo per lavoro, faccio il commercio. Quindi sono abituato alle porte in faccia. Quindi... Lo so. Non, cioè io penso che... Ma infatti una cosa assieme tantissimo tutto il progetto che state portando avanti e la moglie posso... vogliamo fare una pausa, che dite? Noi possiamo tranquillamente continuare, cioè... attimi di silenzio. Vabbè. Ok. Quindi Marco, devi resistere. No, scusate, poi però io però una cosa che posso dire a casetta, sì, vedo molta immobilità, un po' di immobilità fa molte band inedite. Sì, nel senso sì, che sì. Io assisto spesso alla nascita di progetti di band che investono molto sui primi passi. Un bel video, una bella presentazione e poi 5 serate in 3 mesi a casetta. È ovvio che in 3 mesi, 5 serate, il pubblico tende a scemare, il fenomeno scende. Invece tu devi uscire da casetta, devi uscire da Napoli, devi andare l'inedito, devi fare un investimento in termini di tempo, anche economico, nel senso che devi essere pronto, come dico spesso a lui, ad andare a fare una serata a Treviso gratis, per dirti, perché magari fra un anno la farai a pagamento. L'esempio per esempio lampante è quello di Musica Nuda, Ferruccio, esatto, Spinetti e Pedro, esatto, Magoni. Ah, ok, sì, che Ferruccio è il contrabbassista degli Estate, sì, degli, sì, anni, sì, entrambi, sì, sì, sì. E mi ricordo che comunque nel 2005 Ferruccio e Pedro venivano a suonare a Caserta per il compenso che è quello di un gruppo normale, insomma, delle due artisti normali. E poi invece poi piano piano sono arrivati poi ad essere un duo. Però loro sono partiti proprio da questo. È anche vero che hanno saputo in quel caso cogliere proprio il momento, perché poi è anche un fatto di il tempo giusto, il momento giusto, eccetera. A volte deve succedere pure un po' prima. Di culo. Io penso che oggi no, però lo so molto particolare.
nonostante tanti anni di esperienza, oggi so come la vivo la musica, ce la vivo come che tutto quello che viene l'importante è quando guardi i miei dischi, magari non dico no, ma che è questa cosa, cioè non mi devo vergognare di quello che magari uno ha potuto fare. Certo, questo. Cosa ci suonate adesso? Ma il pezzo che in realtà, come dicevo, ci ha fatto un po' girare l'Italia qualche anno fa, che è Arcobaleni, che è uno di quei pezzi che rappresenta un pochino, è sempre presente negli spettacoli che facciamo, insomma. Se solo lo vendessero il coraggio, vorrei regalartene una scorta immensa e una rondine che porti il sereno per sempre, per sempre. L'inverno con il suo manto gelido scorre freddo e lento nelle tue vene e aghi e camici bianchi che portano dolore al tuo corpo, al tuo corpo, al tuo corpo, al tuo corpo. Poi verrà primavera, arriverà all'improvviso a portare colori e arcobaleni su nuvole bianche, le tue lacrime saranno diamanti. Poi verrà primavera, arriverà all'improvviso a portare colori e arcobaleni su nuvole bianche. Le tue lacrime saranno diamanti. Molto bella. Commenti? Un bel pezzo, sicuramente. Mettono i bazzi. No, vabbè. No, a me è piaciuto molto perché in questo caso mi sono potuta molto focalizzare sul testo, che comunque che è la cosa principale, la cosa più importante. È molto bello. Grazie. Diciamo che riassumo tutto quello che ci siamo detti fino sì. Adesso, secondo me. Ecco, Nino. Questo è il commento. Sul testo, o meglio, sui testi. Mm. Di solito tu quando scrivi c'è qualcuno che magari è la prima persona alla quale fai vedere i tuoi testi, c'è qualcuno che influisce tantissimo nella decisione anche finale comunque della scelta del testo prima di proporlo comunque agli altri? Mia moglie sicuramente, insomma, quando scrivo delle cose è la prima ad ascoltare i testi, eccetera. Essendo un insegnante mi cazzo pure perché magari sbaglio qualche... Però invece per esempio mia figlia che ha 12 anni
certe volte pure lei di papà, che questa cosa che volevi dire e cosa non volevi dire. Poi ovviamente dopo di loro, stanno loro, che quando sanno anche dire, per esempio, mi sanno pure di parte questa cosa. Può essere può essere, per esempio, che si finisce spesso nella retorica, perché poi tu non hai certe volte non hai la visione proprio precisa di quello, allora ti devi confrontare per forza. Questo significa comunque lavorare con altri musicisti, sì, eccetera. Cioè il concetto di band poi alla fine è quello, insomma, tu hai detto bene, Vitrone, oppure poteva essere il nome, esatto, di un gruppo. Esatto, perché mi sono stato un attimo in difficoltà, perché alla fine siete proprio una band, cioè l'alchimia è quella, sì, capito? Sì, manca quello che poi alla fine ci mette un po' tutti quanti a riga, che poi è Mimì. Prima di fare un'altra pausa e ascoltare un altro pezzo, un'altra domanda estesa a tutti. Il momento più bello che avete vissuto insieme? Questo facciamo rispondere. Quando siamo sposati. Insieme però. Ci voglio rispondere a Dario. Quando ci hanno pagato la prima volta. Visto. Possibile che ci pagano per questi pezzi? Sì. Ma guarda, personalmente io l'ho presa un po' come una promozione, sono andato con Gennaro. Perché poi, vabbè, ho fatto tante cose, però... Sì, gli offri il panino. Mi tocco offrirti il panino. Così. Però... fare musica inedita oggi, io pensavo di non ne avrei avuto più l'occasione, invece sì. Però quando mi sono trovato in sala, per esempio, con Mimì Ciaramella, che è il nostro batterista, se pensi alla carriera che ha avuto, e tu stai lì, comunque devi, pensi comunque, non dico che stai facendo il fasto tesorella, però comunque devi tenergli testa, perché non puoi rimanere indietro, perché sai che comunque è una persona che è una certa reputazione. E io per ti parlo da chitarrista, io personalmente quando sono con lui mi escono delle cose che normalmente non escono fuori. Cioè, diciamo, riesce a farci suonare tutti quanti. Riesce a farmi suonare a volte suo e penso, ah, questa cosa non pensavo di saperla fare, è merito suo, perché ti porta a suonare delle cose che tu non penseresti per fare. Poi, diciamo, il culo di me è stato quando abbiamo registrato. Personalmente ho detto, sì, ok, questa cosa l'ho fatta, adesso posso pure morire. In un solo giorno abbiamo registrato 6 brani, è stato un tour de force allucinante. Poi alla fine poi abbiamo avuto la fortuna anche di poter lavorare con questo fonico napoletano che si chiama Peppe Polito, che comunque è mosso in tour con Peppe Barre, per esempio, e che è veramente bravo, veramente bravo, sì, bravo, 26 anni per esempio, giovanissimo, ma ha già le idee chiarissime su quello che... E quindi è quel valore, quel salto di valore aggiunto. Purtroppo devo dire pure che abbiamo, tra l'altro, nel nostro entourage abbiamo subito un lutto proprio perché uno dei fonici, tra l'altro questo disco ha senso proprio perché questa persona ci ha fatto conoscere tutti quanti, è venuto a mancare proprio qualche mese dopo che abbiamo finito di registrare. Tra l'ultimo lavoro che abbiamo fatto nel suo studio è stato proprio il nostro lavoro, quindi sentiamo pure molto questa responsabilità di Pompeo Zitillo, che comunque è stato uno di quelli che pionieri della musica casertana, perché quando studi di sale proprio, studi di registrazione, abbiamo visto e poi in un certo momento... Oltre a questo abbiamo avuto la fortuna di lavorare con Marco Sfogli, che in questo momento è chitarrista della PFM, che ci ha seguito nella produzione di questa registrazione. Marco Sfogli dai casertani. aggiungiamo sempre. Ma guarda, il miglior momento ancora deve venire, sai? Quindi la lasciamo così, deve ancora arrivare. Ascoltiamo un altro pezzo, Torno al giardino. Noi torniamo fra poco, sempre con Vitrone, ad Indifferenti. Torno al giardino, ai miei ricordi, e riascolto il miagolio, l'abbaiare il pigolio. Cadere dagli alberi.
Siamo tornati per la parte finale di questa puntata di Indifferenti a Radio Baiano, sempre con Bitrone, qui squillano sempre i cellulari. Allora, siamo alle ultime domande. Okay. Tre buoni motivi per ascoltare Bitrone. Gianbi, dillo tu, se metti un... Ma perché è sempre buono ascoltare nuova la musica. È tutto un cerchio, per essere fatta da vecchi. Fatta da vecchi. Semplicemente perché propone buona musica. Terzo motivo, perché suonavo noi. È ottima musica. No, non mi viene in mente una cosa seria. Per esempio, però sì, i pezzi sono belli, cioè io sarei portato. Soprattutto dici, se per caso vengono a sentirci, prossime date, spegnere il gas, per esempio. Date, social, tutto. Prossime date, 7 febbraio a Casetta, così a Tonia Cestari faremo questo concerto. Salutiamo Tonia. Sì, infatti, Tonia, venerdì scorso abbiamo suonato, Tonia si è aggiunta a noi, lei Ilaria. E mentre invece penso che faremo una data al Piccolo Bellini, credo più in là, perché con Giovanni stiamo pianificando delle cose. E poi prossime date, marzo ci sarà qualche altra cosa che faremo, e poi niente, stiamo facendo i mastering dell'album, abbiamo quasi finito. Il mastering è un'operazione che richiede un po' di tempo, insomma. Quindi più o meno quando uscirà questo album? Settembre-ottobre. Diciamo che ci sarà un nuovo ufficio stampa con Roberta Cacciaputi che darà una mano, perché Roberta... Salutiamo anche Roberta. Roberta è una persona veramente in gamba. Dove è possibile avere tutte le informazioni, ascoltare i brani, i social? Sui social, sicuramente su Facebook, su bitrone.it, ma specialmente su Facebook, perché comunque almeno io mi gioco un po' tutto, insomma. Sulla pagina Bitrone, sicuramente, insomma. Ci vado ad ascoltare un ultimo brano? Sì, piccole partenze. Oh. Il secondo solo che... Qua si preparano. No, di me. Prendiamo dalle tue labbra. Ok, sono pronto io.
Minuta, occhi neri, carnagione bianchissima, capelli rossi, corti, pantaloni a scacchi. Partenza, il rumore della cerniera, della valigia che chiude. Stazione, treno, tante persone, un altro libro da finire. Dal finestrino, paesaggi autunnali, distese di campi che passano velocemente. Velocemente passano. Delle dita, lo smalto rosso, una mela, affetti che si lasciano, tristezza e speranza, il sorriso di te bambina, la protezione dei genitori, e questo ora ti manca, e questo ora ti manca. Un connubio perfetto tra la musica e il testo, comunque, bellissimo. Grazie. Sì. Commenti da voi due? No, a me, come già ho detto anche altre volte, ma lo ripeto, è sempre una bella esperienza confrontarsi con le realtà diverse. E voi siete persone simpaticissime, super brave, da cui prendere insegnamento. Quindi vi auguro, no, dico sul serio, non esageriamo. Quindi vi auguro tutto il meglio per il vostro futuro presente. E poi volevo fare una domanda, diciamo, visto che abbiamo finito tutto il possibile. Sì. A te piace Fafà? No. a te piace Vasco? Giusto. Senti, io Vasco mi piace, non sono iper fan. Nel senso che però è molto divertente suonare. Ah, ok. Perché? No, volevo sapere che ne pensano loro di Vasco. E... io posso dire cosa penso di Vasco. Secondo me Vasco spesso è confuso, nel senso viene confuso, non è confuso lui. Magari adesso sta facendo anziano, a volte sembra un po' strano. Però guarda, te lo dico veramente senza... Secondo me Vasco ha la grande capacità di scrivere delle cose che entrano nella pelle delle persone. Io ho a che fare con molti fan di Vasco e sono persone che ammazzerebbero per Vasco, perché spesso ha scritto dei pezzi che entrano nella vita delle persone
Poi effettivamente ora viene venduto come vasco male, no? Forse pure non male, però viene venduto come quello in genere, come si chiama un prodotto mainstream. Sì. Però se tu prendi Sally, io non conosco una ragazza fan di Vasco che non si riconosca in Sally. Però poi se ti leggi il testo di Sally, effettivamente lui non descrive nessuna situazione vera, descrive degli stati d'animo che un po' tutti hanno provato nella vita, di conseguenza tutti quanti si riconoscono. Guarda, adesso mo ti dico una cosa, io ho un tributo, no? Ha scritto una persona sulla nostra pagina una quindicina di giorni fa dicendomi che la moglie purtroppo si era suicidata e aveva lasciato come biglietto il testo che scriveva a noi, che quella diventa una comunità. Conosco gente che a Napoli adesso è venuto Vasco, aveva suonato a San Paolo, ha fatto una o due settimane di tenda fuori a San Paolo per guadagnare la prima fila. Vabbè, questa cosa non può essere ignorata, guarda. No, perché certo, effettivamente sicuramente. Io conosco molti artisti che secondo me sono veramente superficiali. Vasco ha scritto molte cose spesso volutamente superficiali, però ha scritto delle cose che secondo me a volte sono veramente arte. Non vorrei esagerare. Ha una laurea d'onore per questa cosa. Ma d'altronde tanta gente, una mole di persone così grande che ti segue. Sì, ma non tutti poi sono da sottovalutare. Non è un caso. Ma no, non credo che sia un caso effettivamente che Vasco Rossi è arrivato. Poi ovvio, quando fa Rewind, fammi godere, è ovvio che. Cioè, vabbè. Però lì ci può anche stare ogni tanto di fare il pezzo stupido. Però certo. Per quando ti dicono tendono, capito, a riassumerti uno stile dicendo ma in realtà in quelle ci sono tante cose, e il fatto che bisogna a volte c'è un po' di pregiudizio. Io questo sì, vabbè, ma quello forse è un po' per tutto, sempre tornando ai discorsi di prima nella musica in generale. Quindi io per esempio, per dire, parlando da sempre queste band, questi artisti mainstream, Gigi D'Alessio, ecco, per esempio, sì. In quel caso, cioè, mi sarei mai immaginato che il concertone aveva fatto a Casetta sempre state 60.000 persone. Io le ho viste, era una cosa che era un mare di folla. Io dicevo, com'è possibile? Com'è possibile una cosa del genere? Eppure, comunque, devo accettare il fatto che se ci devo stare, io con quella musica ci deve stare, perché comunque è un prodotto. Cioè, voglio dire, io vendo pure prodotti, voglio alla fine, io parlo del mio lavoro di agente di commercio, quindi. Ci deve essere, però come ci deve stare quello, ci deve stare anche la mia musica. Cioè, magari ci deve stare un fatto di nicchia, quella non è che quasi sta rischiando, che quel tipo di musica là sta praticamente fagocitando tutto quello che poi. Perché alla fine se non torniamo sempre alla cultura. Cioè, se non ci sono più giovani che si approcciano alla cultura, perché comunque è tutto più semplice, è tutto più facile. Poi si arriva a quello che probabilmente uno accetta bene, che ti dicevo prima, e non va a guardare invece quello che è stato fatto in passato, insomma. Nino, un'ultima battuta. Fa caldo, tanto. Detto questo, ringraziamo Gennaro, Giampiero e Dario. Grazie per essere stati qui. Usando il nostro motto, vi invitiamo sempre ad ascoltare musica differente come la loro. Noi torneremo giovedì, questo giovedì, con Tommaso Primo, perché dopo un anno ce l'ho fatta, l'ho invocato tutto l'anno e ce l'ho fatta, ce l'avremo qui in persona, in carne ed ossa. Caro Tommaso, se tutto l'anno sentivi fischiarti le orecchie era Francesca. Ero io. Che chiedeva quando usciva l'album. Posso dire un attimo una cosa? Mi scordo. Sì. Volevo ringraziare Andrea, che è la persona che mi ha aiutato durante le vacanze di Natale a fare intervista a Il Genio lo scorso 19 dicembre e a Tommaso Paradiso dei giornalisti il 30. Adesso lui non ascolterà mai perché si trova a Berlino, però gli avevo promesso che gli dicevo. Mandiamo il podcast. Perché anche a Berlino Radio Baiano, cioè a parte Parigi. Ringrazio anche Nino per avermi aiutato, per aver montato l'intervista a Bianco e grazie Francesca sempre comunque. Grazie a Fresca Pellanza che ogni giorno. Perché noi resteremo chiusi qua dentro fino a giovedì, non usciremo da qua per punizione, mentre tu te ne vai a casa, così funziona, giusto? Chiudiamo questo. Volevo solo dire, se vi fa piacere, ottobre esce l'album, magari, se vi fa e piacere. E dovete tornare, dovete, imperativo proprio. Okay. Dopo questo siparietto di Nino. No, noi torniamo giovedì con Tommaso Primo. Ringraziamo ancora i ragazzi per essere stati qui. Grazie, ci lasciamo con il nostro spot. A giovedì.
se questa musica vi lascia indifferenti, se dalla massa vi sentite indipendenti, questa è la radio che suona Baiano, Dark Life Man, questo è il jingle, sono